uno scavo molto importante, questo di Civita Giuliana, perché condotto insieme alla Procura di Torre Annunziata per scongiurare danni enormi al patrimonio. Scavi clandestini stavano attraversando ambienti con tunnel, saccheggiando la villa. Uno scavo importantissimo che restituisce al patrimonio una villa suburbana meravigliosa, ma anche uno scavo con scoperte toccanti di grande emotività e impatto. Le due vittime scoperte in questi giorni sono una testimonianza incredibile, straordinaria di quella notte, di quella mattina del 25 ottobre dell'irruzione. Le vittime probabilmente cercavano rifugio nel criptoportico, in questo vano sotterraneo dove pensavano di essere più protetti, vengono travolti dalla corrente piroclastica, probabilmente alle 9 di mattina, quando arriva, raggiunge Pompei, la nube ardente che distrugge completamente i piani superiori di Pompei e uccide chiunque ha incontrato sul suo percorso. Morte probabilmente per shock termico, come mostrano anche gli arti, i piedi, le mani contratte, però una morte che poi per noi è una fonte di conoscenza incredibile. Il dettaglio della tecnica, della lavatura del gesso restituisce non solo i volti, non solo le membra, ma i vestiti. Le vesti con un panneggio straordinario sembrano veramente delle statue e, come ricordava Fiorelli, nel 1863, quando per la prima volta si realizzarono calchi di Fuggiaschi pompeiani, sembrano quasi delle statue e lui diceva: si potrebbero studiare adesso gli antichi non sulle statue di bronzo di Marmo, ma proprio sui corpi stessi delle vittime rapite alla morte.